Benvenuti a un nuovo episodio di In risposta. Combo e oh, questa l'ho fatta grossa, mi sa che molti C'è il sicuramente si picco sono audio. rotti le orecchie, ma è giusto perché l'argomento oggi e l'ospite oggi sono molto particolari e quindi diamo il benvenuto a Leslie Isabel, detta altrimenti Luce Cosplay, e oggi parliamo proprio di questo argomento, cosplay e magic. Ciao, buongiorno. Ciao. Ciao Come Alessia. stai? Sì, Bene, bene, grazie, molto bene. Voi tutto a posto, spero. Bene. non ci lamentiamo. Poi soprattutto quando, sai, puoi effettivamente vedere una Liliana così da vicino, non è che ti capita tutti i giorni, giusto? Giusto, giusto. Anzi, sorrido anche troppo per essere Ah, è vero, giusto, meno giusto. Beh, ma felicità. adesso, adesso Meno sai, troppo, sono troppo ilare, ecco, almeno. troppo. Nella lore, però, in teoria Liliana adesso è diventata la professoressa Onyx. Forse lo spazio per un sorriso c'è, chi lo sa? No. Ma sì, ogni tanto quando do le punizioni. Grande. Senti, allora, noi appunto approcciamo questa puntata, direi, da grandissimi ignoranti, vero Fabri? Perché io di Sì. cosplay ho presentato tante gare, sono stato a eventi di tutti i tipi, e ho fatto sempre le stesse domande. E poi alla fine ne so molto molto poco. Quindi ti direi, introducilo pure tu l'argomento. Che cos'è il cosplay? E poi chiaramente parliamo di Magic. Ok, allora, in realtà il cosplay, diciamo la parola accademica, insomma la definizione accademica sarebbe costume e play, quindi per questo cosplay. Perché il cosplay? Perché uno è in costume e interpreta il proprio personaggio, quindi c'è la parte di play e la parte di costume. Questa è la definizione accademica. In realtà è anche abbastanza corretta, però diciamo che poi negli anni si è sviluppato in tanti altri modi, diciamo. Ci sono persone che fanno cosplay a livelli altissimi, quindi il loro cosplay è passato per il prop making, è passato per il costume design, è passato per una cosa molto più professionale. E da lì, e poi, appunto, come nel mio caso, è diventato un lavoro. Quindi le collaborazioni con case di videogiochi, case di produzione, perché no, anche serie TV, cinema, insomma, veramente si è aperto un mondo che 13 anni fa, quando ho cominciato io, non era vagamente neanche immaginabile. E poi invece c'è chi ha continuato a fare cosplay per passione, comprando, creando i propri costumi, andando alle fiere. C'è addirittura chi crea contenuti a livello cosplay soltanto per il web, quindi soltanto per i social, soltanto per Instagram, soltanto per piattaforme fotografiche. Quindi diciamo che ci sono tantissimi tipi di cosplay. Beh, una buona introduzione, Fabri, ti senti Sì, mi hai fatto soddisfatto? una cultura, sì, grazie. Ma io ho subito una domanda, ma quindi i costumi te li crei tu o li acquisti? No, io ho sempre creato e confezionato i miei costumi. Caccarola. Ho imparato a cucire facendo cosplay. Io ho cominciato appunto che avevo 17 anni, andavo ancora al liceo e ho detto che bella questa cosa e ho imparato a cucire grazie a mia madre che mi ha un pochino insegnato e che lei sapeva cucire e quindi Quindi il ho cucire avviato significa, quella. cioè, che il tuo costume che adesso indosso di Liliana, prima che tu ci mettessi le mani, erano dei fili? Era Mi vuoi dire stoffa. questo? Mamma mia. Top! Era stoffa. Questi erano tutti, questo era ovviamente era un tessuto di ecopelle, questo era del pizzo elastico, le applicazioni qua sono tutte state ritagliate da una stoffa fatta con le applicazioni, il pizzo è stato aggiunto, sono state fatte tutto il corsetto, aspettate, mi alzo anche se ho i pantaloncini sotto, Ma però no, allora, a parte che sono un siamo po' in estate, d'estate, sono siamo soffiati. con un Sì, caldo ragazzi, è assurdo. estate e anche Liliana ha bisogno degli shorts. È giusto. No, ma al di là di questo, e direi che questa frase secondo me dovrebbe rimanere in risposta scombo per Sì, sempre. Anche siamo Liliana ha in bisogno degli estate. shorts. Esatto. Bellissima, sarà il titolo della puntata.
Bravo, bravissimo, bravissimo Fabri. No, più che altro, come sai, questo è anche un podcast audio, quindi per gli amici da casa, anzi per gli amici su Spotify, Leslie sta facendo vedere comunque appunto tutto il suo costume. E dicevamo, quindi, ripeto, era da zero e tu l'hai assemblato con le skill che, diciamo, ti sei fatta. Io cioè, se mi dicessero qual è la cosa più difficile, ma anche la coroncina, cioè l'hai anche tipo la chiara, anche il collare, tutto. E come l'hai fatto? Poi oggi non ho la gonna, se no mi farei vedere tutte le applicazioni che ho messo sulla gonna, quindi insomma c'è tanto lavoro dietro, soprattutto su alcuni costumi, su altri un po' di meno ovviamente, però io sì, io mi sono sempre fatta i miei costumi da sola, non ho mai comprato niente, se non fosse per qualche costume che mi è stato mandato per qualche collaborazione. Quindi magari okay, c'era il brand X che mi diceva: no, sì, questo costume, fai delle foto e ci fai un po' di pubblicità e noi ti mandiamo il costume. E quindi, diciamo, mi avevano mandato il cosplay, io l'ho indossato, ma il 98% dei miei costumi sono fatti da zero da me. Ma come hai fatto la coroncina? Io ho questo dubbio. La coroncina è foam. Il foam è un materiale tipo gomma crepla, per intenderci, e all'interno ha un'anima di metallo, in modo tale che rimanga rigido e che non si piega, e si può anche leggermente, infatti, modellare no, sul viso. Non la rovinare. No. E poi invece le alette sono state fatte con un materiale più rigido che si chiama Warbla, e che mantiene molto bene la forma, e anche qui c'è del fil di ferro all'interno per farle mantenere la punta. Mamma mia, ma che lavoro! Ti fai pure una cultura su tutta questa roba, comunque, insomma, che poi uno, capito, va a comprare un vestito, pensa, vabbè, vestito, e invece c'è tantissimo lavoro dietro, veramente tanto. Senti, parlavi di aver iniziato 13 anni fa, se non sbaglio. Ma come ti è venuta la passione del cosplay? Cioè, nel senso, da una parte mi chiedo, non era una cosa mal vista dalle tue magari compagne di liceo all'epoca, una roba da sfigati, come per me sono stati i videogiochi, poi invece magari era vista benissimo, non lo so. No, in realtà noi tuttora, soprattutto in Italia, c'è molto questa cultura che noi facciamo le carnevalate. Cioè, se io per dirti vado in giro, magari capita che devo fare un fotoset e quindi vado in giro in cosplay. Mm-hmm. E oppure magari vado appunto a fare le foto in qualche parco, in qualche luogo pubblico, e passa la gente e mi vede vestita e magari dice o pensa: ah, ma che, è già carnevale? No, greve. A me è sempre successo, anzi, quando andavo, i primi anni che andavo a Romix con la metro, che ero ancora minorenne, non avevo la macchina, e la gente ti guardava come se fossi un alieno. Adesso un pochino di meno, perché comunque in 10 anni, come i videogiochi, come diciamo tutta la cultura nerd è diventata un pochino più alla portata di tutti, anche il cosplay è leggermente più conosciuto e quindi la gente si stupisce di meno, oppure sa quello che stai facendo. Però diciamo che la vecchietta di 70 anni ti guarda e ti dice: ma tu da dove sei uscita? Però dai, quello ci sta pure, insomma, la vecchietta di 70 anni è sempre comunque contro tutto e contro tutti, tra virgolette, poi magari ha tanta altra saggezza su altri argomenti, lo sa, però sì, questo tipo di modo di vivere la vita nuovo è chiaramente particolare. E va bene, allora approcciamo quindi l'argomento Magic. Tu tra l'altro fai anche streaming di Magic, io questo mi è stato detto, mi hanno detto bene? Sì, io ho avviato circa l'anno scorso il mio canale di Twitch e ho cominciato a streamare Magic. Che si chiama, così almeno facciamo un po' di pubblicità? Luce Cosplay. Se poi mettiamo, giraci il link. Come scrivete ovunque Luce Cosplay, vi esce tutto. Ah, ok, perfetto. Quindi sarà facile trovare i link da spammare. Assolutamente sì. Ho cominciato appunto a streamare Magic, poi insomma, ho sviluppato il canale, ho continuato a streamare altri giochi, oltre a Magic ovviamente, ho fatto un pochino il mio palinsesto, infatti avevamo streamato
Fantasy VII Remake, Resident Evil 8, Resident Evil Village, abbiamo streamato Remnant, veramente un botto di altri giochi, però diciamo che Magic è sempre rimasto, ecco, Bene, nella mia schedule di Twitch. come è nata questo amore per Magic? Visto che tra l'altro, insomma, come immagino tu sappia, sono pochissime ragazze. Poi ci sono, assolutamente, anzi, vi salutiamo tutti e in risposta a scombo vi adora. Detto questo, Sì, effettivamente la statistica è contro di la voi. statistica del mio canale è Purtroppo tipo sì. l'1%, ciao 1%, ma Beh, diciamo che già in generale le donne che giocano a Magic sono poche. Poi mettici pure che sono quelle che appunto magari non si aprono un canale o comunque no, non si mettono davanti a una telecamera, quindi alla fine poi siamo veramente quattro gatti, anzi quattro gatte. E io in realtà ho cominciato a giocare che avevo 15 anni. Non avevo la più pallida idea di che cosa fosse Magic. Però il mio attuale primo ragazzo, tra l'altro, era un grandissimo appassionato e quindi lui mi ha coinvolto in questa cosa e mi portava le carte, ci giocavamo insieme e quindi diciamo mi sono da lì cominciato un pochino ad appassionare. E poi ho sempre continuato a giocare saltuariamente. Sono passati gli anni, diciamo, ci ho avuto altre cose. Poi, obiettivamente, quando ho conosciuto Stefano, che è un grandissimo appassionato di Magic, circa 6 anni fa, ho, diciamo, ripreso con tutta la cosa di giocare, di comprare carte, di fare tornei. Poi è uscito Magic Arena che, diciamo, mi ha aiutato tantissimo anche a livello di proprio trovare il tempo da dedicare a Magic, perché comunque io, soprattutto negli ultimi anni, ho fatto tantissime cose, fiere, eventi, costumi, e quindi ho veramente poco tempo. Spesso e volentieri, quando c'erano i pre-release, quando c'erano i tornei, quando c'erano le cose, io ero da un'altra parte a fare altro. E quindi Magic Arena mi ha dato, diciamo, la possibilità di poter giocare a casa quella mezz'ora la sera, quando prima di andare a dormire, e continuare, diciamo, a essere aggiornata su quello che esce, quello che sta per uscire. Un po' il meta, lo standard, modern, historic, eccetera, eccetera. Quindi, Vabbè, diciamo, bello Magic Arena ha comunque che dato un boost violento alle al. tue ore spese su Esatto. Magic. No, dico, bello che sei partita dal cartaceo comunque, almeno per me Sì, e sono Fabri è partita dal bello, cartaceo. giusto Fabri? Sì, confermo. Ma invece ti posso chiedere come sei diventata Liliana? Nel senso, è il tuo personaggio preferito? Perché hai scelto Lili? Liliana ha una storia di Magic, cioè proprio la sua storia che è fighissima. Poi vabbè, partiamo dal presupposto che io amo il viola. Il viola è il mio colore preferito e lei è tutta viola. Quindi già di base ho visto il costume e ho fatto. Oh! Poi vabbè, lei è un personaggio molto molto interessante, ha mille sfaccettature, mi piace interpretarla. Non lo so, è un personaggio che mi sento molto molto vicino, diciamo, molto mio. Pensa, noi parliamo pochissimo di lore e quindi sai perché parliamo pochissimo di lore? Perché non la sappiamo la lore io e Fabris. Un pochino, dai, ormai col podcast un po' l'abbiamo imparata. Però vabbè, poco, comunque poco, vero? No, no, Sì, anzi, Fabri la rispetto. sa tantissimo, è super esperto, io no. Non è E vero, quindi, però. cioè, nel senso, è un personaggio bellissimo, una storia bellissima. Qual è la storia di Liliana? Ma aspetta, Beh, lei scusami, scusami. nasce Slimo, come. cioè Slimo. Akira, io Come te mi hai l'ho chiamato? Io sbagliato ti prendo a streamer. Ma te testata. l'avevo raccontata la storia di Liliana nella puntata di In risposta a Scombo, del fratello. Ah, Sì, era quella! E che ne l'appuntamento. so, È io uno magari degli partiva. incipit. Quella No, per. mi Ah, sono quello è offeso. l'incipit. Mi Ah, sono scusa, offeso. no, no, Prego, no, no. scusami, Lucio, ho dovuto cazziare. Hai fatto bene, tra l'altro tutto in diretta è sempre molto gradevole, no, però a parte questo, pensavo che in verità quella non fosse l'incipit della storia di Liliana, invece sì, ok, perfetto, però la volevo far raccontare a Luce, Eh sì, capito? ho capito, dai, meglio, meglio, Questo effettivamente. Beh, il fatto che lei passi da potenzialmente essere una sorta di guaritrice, quindi comunque una sorta di umana, cioè un personaggio positivo, diciamo, a
intraprendere il percorso oscuro per la morte del fratello e per la ricerca di potere, quindi che le fa fare tutti i patti con tutti i demoni e poi si trova a dover a tentare di fregarli, poi, perché prima ci fa il patto, poi li ammazza. Cioè, e questa costante ricerca di potere, di cose, è affascinante. Ti piace? Non so, la trovo Affascinato, fermo. Ma la lore di affascinante. Strixhaven ti piace, con lei che si reinventa professoressa per cercare di salvare Gideon? C'è cioè un mega trip. Ti è piaciuta? Guarda, secondo me hanno voluto. Allora, sappiamo tutti che Strixhaven fondamentalmente ha ispirato Harry Potter, no? No, mi dissocio. Ok. Wizards Italia, No, no. vabbè, è chiaramente così, su, dai. Chi lo nega l'evidenza. Ci sono le case, ci sono i colori, c'è tutto. E secondo me hanno cercato un pochino di forzare la storia di Magic, cioè la lore di Magic, per inserirsi in un contesto appunto di Vabbè, dai, Hogwarts, c'ha diciamo, ragione, no? strano, Non è che si può dire di no, no? Fabri, ce No, l'hanno cioè detto secondo me anche l'hanno PMR, no? forzata un pochino troppo, però se hanno un'idea di dove vogliono andare, io accetto tutto. Ma E pare se che poi da, Stefano addir... invece è voluto forzare di proposito, allora No, pare in dimmi. verità che in teoria la storia di Liliana dovrebbe essere abbastanza finita qui, cioè lei rimane lì e da questa nuova incarnazione positiva non si dovrebbe muovere, anche se sicuramente in futuro la rivedremo, siamo convinti. Comunque, la tua Vabbè, ma passione per Liliana. Vai, vai. scusa, è come Gideon, è morto Gideon. Se sì, vabbè, è morto per le prossime 3-4 espansioni, poi tanto lo tirano fuori, ma ti Esatto, pare? Gideon poi è il più grande degli eroi, chiaramente non muore mai. Detto Ma questo, sì. diciamo, la tua passione per Liliana ti ha portato a interpretarla in un cosplay, questo che vediamo, bellissimo, complimenti, ma, chiedo scusa, ti ha portato anche molto più in alto, perché questo cosplay, ci raccontavi, è stato menzionato da Stivergail è il disegnatore della Liliana di Innistrad, probabilmente la Liliana più famosa, lo possiamo dire? Sì, Sì, possiamo. Sì. direi di sì. Sì, vabbè, Liliana del Velo è la Liliana, diciamo, Esatto, poi Liliana del Velo è le la altre sono Liliana. belle, però No, è ma la infatti, Liliana. cioè, è curioso che tra l'altro la Liliana non sia la prima Liliana, che È è molto vero, diversa come è disegno, eccetera. Però comunque, vero. quindi Stivergail ha fatto i complimenti sul tuo costume, bla bla bla. So che sei andato anche in tour con lui, mi racconti questa cosa, insomma, mi racconti che cosa è successo, ci Allora, noi racconti questo. ci siamo conosciuti a Lucca, più che altro, e poi, diciamo, il suo supporto è stato principalmente mediatico. Quindi noi abbiamo avuto modo di lavorare insieme a Lucca 3 anni fa, credo. E poi da lì lui ha continuato comunque a supportare il mio percorso, diciamo, anche all'interno di Magic, anche all'interno di Wizard, con comunque post, condivisioni, cose. E addirittura mi mandò, perché io gli scrissi per avere, perché effettivamente il dietro del costume di Liliana non Ok, anche l'ha vero. mai visto nessuno. Ah, certo. E quindi tu hai visto il E retro di Liliana? io mi feci mandare da lui, gli scrissi, dissi: guarda, ciao, guarda, volevo fare il suo cosplay perché ho questo contratto per il Comic Con, eccetera, eccetera. Vorrei fare la cosa più fedele possibile, quindi se mi puoi mandare la tua idea del dietro, di come fosse fatto il costume dietro. E lui mi mandò tutte queste immagini con tutti questi schizzi, perché poi in realtà confessò anche che al dietro non ci aveva mai pensato, Effettivamente, perché tanto così veniva comunque avanti. è una curiosità stupenda, però Sì. effettivamente se ci pensi nei disegni, cioè tutti i cosplayer questo problema ce l'hanno. Ora tu sei stata super e sei andata a chiedere addirittura al disegnatore, ma chissà in generale come si fa, perché i personaggi molto spesso appunto sono bidimensionali, soprattutto quello delle Esatto, carte. in generale si cercano 80. Allora, dipende dal personaggio. Se il personaggio, nel caso di Magic, il personaggio è una carta, quindi o cerchi, magari, che ne so, nel caso dei Planeswalker, no? Appunto, Chandra. Allora, magari il Planeswalker, la foto, l'immagine si vede solo da davanti, perché
però magari ci sono le altre carte. Certo. Magari si vede Chandra e si vede di spalle, quindi si vede il dietro. Quindi chiaro, in quel caso vai a cercare tutto quello dove potrebbe esserci il dietro. E poi c'è anche chi se ne frega, cioè nel senso... Sì, che lo fa lui, certo. Non tutti hanno questa malattia mentale. Beh, per te è proprio un lavoro. Perché deve essere tutto uguale. Per te è proprio un lavoro, no, magari... Sì, sì. Nel caso invece di anime, videogiochi in generale, di solito per i videogiochi è più facile perché certo, ci sono sempre i rendering, quindi lo trovi il modo di girare intorno al personaggio. Comunque, insomma, dicevi collaborazione ufficiale con Wizard, vai, esplica. Sì, allora, diciamo che io ho iniziato questa mia collaborazione con l'allora Wizard Italia, che appunto si appoggiava a Legacy. E, che a sua volta si appoggia a Taverna del Gargoyle, vabbè, è lunga, l'appoggino è lungo. E diciamo, io sono una buona amica di uno dei capi di Legacy e lui mi ha detto: guarda, ora stiamo organizzando questo giga padiglione al Comic Con, il lancio di Magic Arena, ci piacerebbe se tu, insomma, se facessimo qualcosa insieme. E infatti poi per tutti i giorni del Comic Con sono stata io in cosplay insieme a Profumato, che lui giocava, e io a fianco a lui giocavo insieme a lui, e abbiamo fatto tutto questi 4 giorni di evento con varie attività, diciamo, all'interno. E diciamo che poi la collaborazione si sarebbe dovuta spingere anche molto più avanti, solo che poi è finito il mondo fondamentalmente, perché si parla di Comic Con 2019. Quindi a maggio breve, 2019. Quindi a breve poi insomma si è fermato tutto. Sì. E infatti io attualmente collaboro con Legacy e con Taverna del Gargoyle per quanto riguarda Twitch. Infatti io ho i codici sconto e diciamo faccio un po' da sponsor per loro, però per il momento per eventi insomma stiamo ancora aspettando speriamo quello un po' tutti, chissà, mi sa che la prossima volta troverai anche me e Fabrizio almeno, insomma, in un modo o nell'altro ci dobbiamo vedere, Fabri. Assolutamente. Beh, però dai, è stata una bella soddisfazione per una fan di Magic, sì, giocatrice di Magic, cosplayer di Magic, vero? Poi tra l'altro una cosa che io ho sempre ho visto un po' come dico cazzo, qui mi hanno fregato, perché oltre a fine evento hanno regalato sia a me che a Profu il boxino, quello del San Diego Comic Con con i 5 Planeswalker. Ah, cacchierò. Sordi. Che io ho detto, guarda come mi hanno fregato, io questo coso non me lo venderò mai. Hai fatto bene a non venderlo. E so che vale un botto. È un botto proprio, cioè. Bene, poi, bene. Sono le illustrazioni di Terence Nielsen, giusto? Sì, dovrebbe essere quello. Dovrebbe essere lui, sì. Quindi, che poi tra l'altro, da quanto ho capito, poi pare che era stato accusato di problemi, comunque non disegna più per Wizard, sì, per problemi, per problemi. Di razzismo, mi sembra di sì, poi non vorrei diffondere fake news, ma mi pare ci fosse stato un neanch'io, infatti micro scandalo di razzismo, cose brutte, sì, quindi è tipo sono le ultime cose che ha disegnato, sì. E comunque per quanto riguarda Magic me lo guardo. Per quanto riguarda Magic, Liliana è l'unico cosplay che hai fatto, hai intenzione di farne altri, ne farai altri, ne hai fatti altri? Per il momento sì, ma ho sicuramente intenzione di fare la versione, diciamo, quella nuova di Liliana, quella di World of the Spark, da World of the Spark in poi. E non lo so, c'è un sacco di gente che mi dice perché non fai Chandra, perché effettivamente no, ma fai Talia, a me piace tantissimo Talia. Perché nessuno si incura Talia, guarda pure il ma mio perché post, perché è bella Talia, cioè, è antipatica perché chiaramente fa pagare le tasse, le spell,
Vabbè, ma è bella, è bellissima Talia. No, vabbè, oh, basta, vado via, No, eh. se no il mio cosplay, posso dirlo, preferito di Magic è Karn. Raggi Pitorino, c'era Beh, sto Karn sicuramente. enorme che era un trip paura. Per dire questo. Figata. Sì, era una Beh, roba Karn è bello assurda. impegnativo come Cacchiaro, aveva sta cosplay. armatura e no, poi era alto 2 metri, girava tutto lento con uno di fianco che lo teneva. Quello è stato un mega trip Figata. come Beh, vediamo che, cosplay. diciamo che ce la vedo bene Il lei a Karn. fare Karn, proprio è il suo, no? Ho la stessa fisicità, diciamo, dai. Esatto, ma ci Ma mancherebbe. invece io ti faccio una domanda. Qual è la tua Lidiana carta preferita? A livello di potenza? No, Sì, a proprio la livello tua di potenza, tutto, no. tutto, quella che tu Di dici è design, di la mia, disegno, non sì, so. disegno, design, quella che dici, cacchio, che figata sta Liliana, è la mia prefe. Se ne dovessi salvare una. Guarda, sono indecisa fra quella di World of the Spark e Ok. la Liliana del Velo. Ma pensa a te. Perché World of the Spark io l'ho amata come espansione, mi è piaciuta tantissimo. Le carte mi piacciono un botto, il suo design mi piace tantissimo. La sua lore dentro lo World of the Spark mi piace da morire. Quindi direi World of the Spark o proprio Liliana del Velo. Bene. Tra l'altro, World of the Spark ha anche la versione quella a specchi, a vetro, A no? Che specchio, dovrebbe. che è finita, cioè le versioni a specchio Molto, sono molto bella. bella. Ma Spettacolari, ce l'hai? io Ce l'ha. ce l'ho, ce l'abbiamo perché noi ormai abbiamo fatto fondo comune con le È carte, no? giusto, ma guarda, lo fanno tutti, mica solo Sì, tu, eh. Andrea Ci Torcella mi mancherebbe. pare che ce l'abbiamo, No, mi solo pare ne di sì. chiaramente nessuno vuole farlo con Fabrizio perché è antipatico, perché No, sennò. perché poi, esatto, poi rivendo tutto. Sì, abbiamo anche la Liliana of the Veil firmata da Stewart Guile. Tanta roba, Pensa, eh. pensa, tanta roba, tanta roba. Beh, prossimi progetti, al di là chiaramente degli eventi bloccati. E a livello cosplay? Sì, a livello In cosplay, a generale? livello anche di carriera, anche perché hai detto che ci lavori, quindi è una cosa molto interessante, cioè tu riesci comunque a mantenerti tramite la tua passione, è una cosa chiaramente Sì, bellissima. diciamo che ovviamente questo periodo è stato un po' più difficile, Vabbè, perché lo è stato per tutti. comunque penso il 70% dei miei introiti vengono dagli eventi, quindi non essendoci eventi, diciamo che è stato un pochino più tosta dover spostare tutto sull'online, quindi set fotografici, Twitch, live, con la monetizzazione delle live. Cioè, è stato un po' più complicato sicuramente. Adesso che dovrebbero ripartire gli eventi, sicuramente in progetto c'è tornare a essere insomma ospite in vari eventi. Ho un evento che dovevo avere ad agosto ed è stato spostato a dicembre in Ungheria. Poi Cacchio. dovevo essere in contatto per quest'anno per una convention in America, che però attualmente è stata rinnovata dal 2022. Quindi Quindi vedremo un anche attimino fuori come si sposta dall'Italia. lì. Assolutamente sì. In realtà, negli ultimi anni ho lavorato molto più fuori dall'Italia che dentro, proprio per essere onesti. Roba. Io ho fatto tante fiere in giro per l'Europa e diciamo che sono appunto un paio di anni che io e alcuni eventi americani ci rincorriamo, ma poi insomma, pandemia, non puoi viaggiare, non puoi fare quello, è tutto più problematico, insomma. Certo. Però mi auguro che, insomma, risolta questa situazione, si possa riprendere, diciamo, da dove avevo lasciato, dove avevamo lasciato. Quindi sicuramente altri eventi, sicuramente continuare con Twitch, se poi Twitch si degna di leggere le mie richieste di partner. Ci siamo passati tutti. Non ti preoccupare, ci vuole Ci vuole un un po'. po'. No, vabbè, ma guarda, veramente, l'ultima è stata veramente divertente. Abbiamo valutato la tua proposta, sai no, la cosa che ti esce scritto, controlla la tua mail. Raga, giuro, non c'è nessuna mail. Non Vabbè, hai c'era. mandato Cioè, talmente tante io ci richieste che va lavoro con le nello email, non so spam. dove cercarle.
Non ci sono. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sono convinto che insomma arriverà se si lavora bene su Twitch. Twitch a me sembra comunque una piattaforma meritocratica. Poi chiaramente andare a dire che il merito va anche a chi fa contenuti insomma diversamente acculturati è un altro tipo di problema. Però è sicuramente una piattaforma meritocratica. Io in questo ci credo. Oh, sì, Dire. quello assolutamente. Come? No, quello assolutamente sì. Quindi, insomma, mi auguro che l'assistenza migliori. Va bene, va bene. Dai, ti auguriamo quindi in bocca al lupo per la parte su Twitch. Ce la farai, ce l'abbiamo fatta tutti quando... Poi ti interfacci. Mo tutti, mo perché ce l'hai, stai... No, nel senso che quel periodo dove non ti rispondono alle mail, me lo ricordo molto bene. Sì, ce lo ricordiamo tutti, effettivamente. Delle richieste. E vabbè. Allora, Fabri, se ti ritieni soddisfatto, direi, dell'intervista e della puntata, possiamo passare con il nostro gioco aperitivo. Adesso lei si spaventerà tutta, già lo so. In verità, chiaramente. Beh, io sono sempre molto disponibile quando si tratta di aperitivi. Quindi... No, stavo assolutamente scherzando. Devi sapere che io e Fabrizio siamo due grandi fan musicali. E quindi tutte le volte che facciamo una puntata di Risposta Scombo, scegliamo un tema e poi entrambi elugubriamo una canzone appartenente a quel tema. I nostri temi sono stati tecnologia, la storia, la scintilla, perché una volta abbiamo fatto una cosa di bla bla bla. Quindi quando c'è l'ospite, è l'ospite a scegliere il tema. Poi la canzone non la devi dire ora, perché poi... Ci puoi pensare, ci facciamo pensare, assolutamente. Hai tempo di pensarci, però scegli tu il tema. Poi il tema è collegato all'album, al testo, al titolo, al nome della band. Poi lì ti fai i mega trip. Esatto. Quindi devi scegliere un tema per questa puntata. Ma il tema può essere anche un film? Il tema può essere, diciamo, tutto, però deve un po' rappresentare la puntata, ciò di cui abbiamo parlato. Poi sì, se vuoi un film, va bene, e noi si sceglierà una canzone inerente a quel film. Qual è la puntata? Beh, la fantasia mi sembra un buon tema. Dai. La fantasia sembra un tema ottimo anche a me. Non l'abbiamo mai usato, vero Fabri? No, fantasia no. Pensa un po'. Ok, benissimo. Allora, la fantasia sarà il tema di questa puntata per quanto riguarda... Tra l'altro c'è una playlist dove tutti poi troveranno anche il tuo pezzo che mi manderai e qua, appena me lo mandi lo diamo comunque, insomma, appunto, sì, in pasto. Lo inseriamo all'interno della community. Grazie mille, Luce, anzi Luce Cosplay, che è il nickname. Trovate i riferimenti tutti in puntata per chiaramente seguirla su tutti i social. Però grazie mille, Leslie, che è il nome vero, Leslie Isabel per l'esattezza. E che altro dire? Come al solito, ragazzi, ricordatevi che abbiamo un Patreon e dobbiamo ringraziare un nuovo patronista, vero Fabri? Stavolta me lo sono ricordato io. No, l'abbiamo ringraziato settimana scorsa, Simo. No, ce n'è uno nuovo. Cacchio. Allora, ti ho fregato. Sandro Garofalo, grazie mille per il tuo supporto. Sandro, grazie mille. Non ti avevo visto. Adesso, c'è Akira. Quindi adesso ultima parola alla nostra ospite, se vuoi dire qualunque cosa, insomma, per hai chiudere. Facoltà di farlo. Io più che altro vorrei ricambiare l'invito e invitare voi sul mio canale Twitch in live. Benissimo. Certo. Fabri, super volentieri. Se poi volete ci organizziamo. Assolutamente. Quando vuoi, noi siamo prontissimi a giocare a Requa. Quando si tratta di giocare a Magic, cartaceo, qualunque cosa, io proprio non mi tiro mai indietro. Esatto. Va bene, allora poi ci sentiamo e organizziamo qualcosa di carino. Ci sarà un Inception. Esatto. Un Inception di canali. Bene, mille a tutti per aver ascoltato, guardato, condiviso, streammato, non lo so, questa puntata di In Risposta Scombo, e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.